Bentornati amici o benvenuti nel mio canale se siete nuovi, io sono Elisa e oggi video Get Ready With Me. Mi vedrete realizzare insieme a voi il look che mi vedete su, che è realizzato con prodotti Wycon e in particolare con i prodotti della collezione Glamming Rock, quindi non mi perdo in ulteriori chiacchiere e vi lascio alla realizzazione del look. Allora amici, eccoci qua, oggi Get Ready With Me utilizzando i prodotti della collezione Glamming Rocks di Wycon. Più tardi devo uscire, ho bisogno di una restaurata, quindi la facciamo insieme. Partiamo come sempre correggendo le occhiaie da panda e quindi applichiamo il correttore di questa collezione, che è un correttore abbastanza leggero in realtà. Io ho la tonalità 2 e sono felice di aver preso questa tonalità un pochino più scura perché la copertura non è altissima. La cosa molto buona di questo correttore è la texture, che è molto molto sottile, proprio si stende facilmente, si sfuma facilissimamente, soprattutto non fa strato sulla pelle, quindi non va neanche a infilarsi nelle rughette o nelle eventuali zone di secchezza. Ok, già la situazione mi sembra molto molto migliorata, ragazzi, io ho delle occhiaie impressionanti, per cui già correggerle mi aiuta tanto. E oggi in realtà, visto che in questa collezione non ci sono fondotinta se non diciamo la cipria, che può essere utilizzata anche come fondotinta, andrò a fare una cosa che ultimamente faccio spesso e che mi sta piacendo molto, e cioè utilizzare il correttore su tutto il viso proprio come se fosse un fondotinta. Quindi andrò a insistere nelle zone dove ho un pochino più di problemi, quindi in particolare questa zona dove ho le macchie solari, e poi distribuisco un po' di prodotto in questo modo su tutto il viso e lo stendo sempre con la spugnetta. E niente, questa cosa di utilizzare i correttori come fondotinta mi sta permettendo di smaltire tanti correttori che ho acquistato, perché sapete ne prendo tantissimi, ma che in realtà non mi piacciono particolarmente sul contorno occhi perché magari su di me non funzionano. Adesso non è il caso del correttore di questa collezione, ma ne ho tanti che mi fanno questo brutto scherzo, così riesco a utilizzarli, a smaltirli senza sprecare il prodotto. Inoltre il risultato finale sul viso mi piace molto perché le zone quelle un pochino più critiche vengono coperte e il resto del viso rimane sicuramente più naturale. Per adesso mi fermo qua con la base viso, poi magari andrò a ritoccare le zone dove ho bisogno di un pochino più di copertura, come ad esempio attorno al naso. E prima di iniziare il make up occhi ovviamente vado ad applicare una punta di base per l'ombretto. Questa è sempre di Wycon ed era uscita con la collezione Wanderlust, ma in generale comunque tutte le basi per ombretto di Wycon sono molto molto buone. Anche in questo caso stendo con la spugnetta e come vedete questa base va anche a neutralizzare il colore della palpebra, quindi a creare una base perfetta per gli ombretti. Ok, a questo punto ci siamo, direi di iniziare il make up occhi. Magari avvicino leggermente l'inquadratura. Ok, direi che ci siamo, la palette è questa, ve l'avevo mostrata ovviamente nel video haul che se non avete visto andate a recuperare, ve lo lascio linkato qua nelle schede, e andrò a ricreare un look che mi avete visto pochi giorni fa su Instagram che vi è piaciuto tantissimo, quindi andiamo subito a ricrearlo. La prima cosa che faccio come sempre è prendere il colore pescatino e vado a metterlo nella parte più alta della mia piega, in questo modo non arrivo proprio sotto sotto al sopracciglio ma quasi. Poi cambio pennello e prendo il colore matte che si chiama Precious, questa specie di rosato malva un pochino spento, ne prelevo un po', batto l'eccesso e vado qui nella parte alta sempre della piega. Come vedete gli ombretti sono molto pigmentati ma allo stesso tempo si sfumano e si lavorano molto facilmente. Ora pennello un pochino più a penna e colore più scuro della palette che si chiama Deep
Io non riesco davvero a decifrare questo colore. Visto in certe angolazioni sembra un nero, da altre angolazioni, soprattutto quando lo applico sull'occhio, sembra un blu scuro. Quindi boh, non sono ancora andata a guardare sul sito, forse se avessi guardato la descrizione del prodotto sul sito magari avrei scoperto qual è la colorazione reale. Anzi, sapete che facciamo? Adesso vado a leggerla in diretta con voi, perché cioè ormai sono giorni che sto rimandando questa cosa e devo scoprirla assolutamente. No, niente, in realtà neanche il sito ci ha dato soddisfazione, non ci sono descrizioni dei colori, descrizioni dettagliate, c'è scritto semplicemente questo. Quindi vabbè, rimarremo col dubbio. Comunque applico il colore scuro come sempre faccio nella parte finale dell'occhio. Ne applico poco alla volta e piano piano sfumo come faccio sempre e salgo un pochino anche nella piega. Ripeto lo stesso schema di colore, quindi colore rosatino e poi colore più scuro anche sotto la rima inferiore. Comunque ragazzi, non so voi, ma io mi sento totalmente soffocare quest'anno dalla corsa al Natale che è già iniziata, cioè siamo ad inizio ottobre e già io vedo addobbi, collezioni make up natalizie, calendari dell'avvento, cioè io non lo so, ma veramente, veramente mi crea una situazione di disagio e di ansia pazzesca questa cosa, perché già ho la sensazione che il tempo voli via, mi sfugga completamente tra le mani e questa corsa continua a rincorrere la stagione successiva, cioè mi sta creando davvero disagio, ma veramente. Continuo ad applicare il colore scuro fino a che non mi ritengo soddisfatta dell'intensità di colore, anche se queste luci che ho qui in postazione video mi fregano sempre, perché essendo molto forti tendono a farmi sembrare il trucco mentre lo applico sempre più chiaro di quello che è in realtà, poi quando vado a fare le foto dico oddio che cosa ho combinato. Quindi diciamo che rispetto a quando mi trucco solitamente tutti i giorni nel mio bagno, i look mi vengono sempre molto diversi quando li ripropongo con voi qui in video, e questa cosa un po' mi fa innervosire perché solitamente mi piace di più come mi vengono quotidianamente per via appunto delle luci che mi falsano un po' sempre la situa. Comunque mi fermo con l'applicazione dello scuro e ora vado a prendere un ombretto che secondo me è tra i più belli di questa palette, che è lui, questo meraviglioso colore che è una specie di, non lo so neanche come definirlo, argento, platino, bellissimo, forse più un platino, ma bello raga, bello bello, cioè una resa luminosa pazzesca. E come sempre prima lo applico con le dita, quindi prendo il colore e lo presso, cioè non so se rendo raga, non so se rendo, cioè stiamo parlando di Wycon, non Pat McGrath, non Natasha Denona. In tante vi siete lamentati del prezzo di questa palette, che è oggettivamente un pochino più alto rispetto diciamo al classico Wycon, ma cioè, vogliamo parlare di questa resa? Questa non è una resa da ombretto low cost, assolutamente. È qualcosa di meraviglioso, tra l'altro gli ombretti rimangono fissi alla palpebra senza andare a fare fallout anche nel corso della giornata, e quindi ragazze che vogliamo di più? Io sono del parere che la qualità si paga, e per quanto mi riguarda quando spendo qualche euro in più ma poi mi ritrovo questi risultati con tre gesti, perché non so se state vedendo ma ci sto mettendo davvero due minuti, pochissimo tempo a fare questo look che alla fine sembra sbalorditivo. Spesso io non riesco a ottenere questo risultato neanche con palette di Pat McGrath che costano tipo boh 130 euro, quindi
direi ancora una volta onore al merito a Wycon, che sta creando delle meraviglie assolute. Ok, come avete visto mi sono aiutata con il solito pennellino per andare a ridefinire un pochino i bordi, e per allargare un po' lo sguardo io vado sempre a sbordare un po' oltre la mia piega. Provate a farlo se non lo avete mai fatto, perché è una tecnica che sto applicando in realtà da relativamente poco tempo. Prima non lo facevo mai, mi fermavo sempre sulla piega e l'occhio risultava quasi un po' chiuso, quasi un po' tagliato, lasciatemi passare il termine, mentre andando a sbordare oltre la piega secondo me si dà proprio questa sensazione di sguardo più allargato, più fresco, più bello. Ecco, provate, fatemi sapere se trovate anche voi questo beneficio. Per creare un po' di congiunzione tra il colore scuro finale e il chiaro che ho messo sulla palpebra, vado a prendere il colore Starlight, che è questo e che è bellissimo. Io adoro fare degli smokey eyes con questo colore, è fotonico, e lo metto proprio qui dove i due colori si incontrano. Ne metto poco in realtà, semplicemente per dare un gradiente di colore, e poi ovviamente andrò a risfumare il tutto. A questo punto matita marrone, sempre della collezione Gleaming Rocks, questa è la numero 2, sì, e la applico nella rima interna. Ho tirato la matita verso l'esterno come faccio sempre, e adesso vado a sbordare un po' anche sotto le ciglia, perché mi serve un pochino di base appiccicosa per andare a fare ciò che vi mostrerò tra poco. Ora prendo sempre il meraviglioso colore Starlight e lo applico sotto al centro della palpebra, lo picchietto in questo modo, qui proprio vicino al dotto lacrimale. Vado a mettere il colore Evergreen, lo prelevo con un po' di attenzione. Ora eyeliner marrone e vado a fare una piccolissima bordatura delle ciglia senza andare poi a fare una codina. Quindi bordo le ciglia partendo, diciamo, da qui e scendo verso la fine, una linea molto sottile, una specie di infracigliare fatta con appunto l'eyeliner. Non ho acquistato il mascara della collezione Gleaming Rock, ma vado a usare il mio amatissimo Roller Eyes, sempre della collezione Wanderlust. Se non l'avete mai provato dovete rimediare, perché fa un effetto volume pazzesco. Faccio due passate. Non so se potete notare la differenza tra occhio con e occhio senza. Ciglia, niente ciglia. Ciglia, niente ciglia. E voilà, mascara davvero pazzesco. E ora dedichiamoci a terminare il resto del viso. Vi avevo annunciato che avrei acquistato altri prodotti della collezione, in particolare la palette viso, che al momento del primo ordine non era ancora disponibile, ma ci sono stati alcuni problemini per cui non ho più preso nulla. Innanzitutto vado a settare un po' la situazione della base viso, quindi sia il contorno occhi che il resto del viso, con la setting powder, che in realtà è una setting powder molto coprente, quindi può essere utilizzata anche come fondotinta su tutto il viso, quindi un fondotinta in polvere. In questo caso io avevo preso la tonalità più chiara, che è questa, e per il contorno occhi la applico sempre con la spugnetta pressando. Per il resto del viso invece prendo un pennello e vado nelle zone dove ho bisogno di un pochino più di coprenza. Questa polvere utilizzata come cipria mi piace molto, perché rimane comunque una cipria abbastanza idratante, quindi non va a segnare o a seccare la pelle, ed è ottima quindi per chi come me ha una pelle tendenzialmente secca. E ora andiamo di blush. Utilizzo il mio amatissimo blush numero 04 della collezione Sensation, e anche questa collezione mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Lo prendo con un pennello angolato e vado ad applicare. È un blush in crema,
ma che si sfuma facilissimamente, semplicissimo da utilizzare. Come avete visto, non ho applicato terra, non ho fatto contouring, quindi per scolpire un po' il viso utilizzo appunto il blush e lo applico in obliquo in modo da fare effetto proprio lifting, e credo che si veda bene l'effetto. Questi blush sono strepitosi, ragazze, mi piacciono tanto, sono super semplici da utilizzare, duraturi nel corso della giornata. Ovviamente, essendo in crema, non vanno a segnare, a seccare, quindi sono perfetti per chi ha la pelle secca, ma ottimi per tutte le tipologie di pelle, perché non sono per niente appiccicosi o grassi. Quindi sono fantastici. Se non li avete ancora provati, ve l'ho detto spesso, dovete correre a rimediare. E ora illuminante Full Moon, appunto della collezione Glamming Rocks. Io ho preso la tonalità 01 Inner Reflection, che dovrebbe essere appunto la tonalità più chiara. Prendo il mio amatissimo pennello a fiammifero di Nabla, lo bagno leggermente perché voglio provare ad applicare questo illuminante, che come vedete è un illuminante cotto. Lo voglio applicare appunto bagnato, lo prelevo, batto un pochino l'eccesso e vado. Non c'è bisogno che io parli, vero? Comunque l'illuminante utilizzato bagnato è spaziale, vi si vede tipo fin dalla luna. Pazzesco. E ora non mi rimane che applicare il rossetto liquido, che si chiama Lady Jewel Liquid Lipstick, e io l'ho preso nella tonalità 3, che si chiama Mauve Onyx. Mi sono in realtà un po' pentita di questa scelta, perché è un colore malva bellissimo, ma che ha tanto tanto grigio all'interno, e non ho ancora capito se mi doni particolarmente. Comunque lo applichiamo, poi mi darete voi una vostra opinione. Eccolo qua applicato, c'è da aspettare che si asciughi un attimino, ma il colore più o meno è questo. Nel look mi piace molto, secondo me ci sta molto bene, ma appunto non ho capito se la colorazione mi doni particolarmente oppure no. Che cosa ne pensate? Comunque, al di là del colore, la formula di questo rossetto liquido mi piace tantissimo. Come vedete è super matte, fa proprio effetto velluto sulle labbra, e nonostante questo rimane molto elastico, molto confortevole. Io penso che Wycon abbia azzeccato la formula, l'ingrediente giusto da mettere all'interno dei suoi rossetti liquidi per renderli super matte ma allo stesso tempo molto confortevoli. Io lo adoro come formula. Se
i colori dal sito si capissero meglio, sarebbe una cosa fantastica. Questa rimarrà secondo me sempre la pecca più grande di Wacom, fino a che non metteranno rimedio, ma al di là di questo, rossetto fotonico. E niente, quindi questo è il look terminato, l'illuminante proprio veramente si vede fin dallo spazio. Salutiamo Samantha che sicuramente ci sta vedendo. Ovviamente se lo applicate senza bagnarlo il risultato rimane molto più discreto, quindi se non vi piace questo effetto molto strong potete sicuramente utilizzarlo in maniera più soft. Io adoro, quindi fatemi sapere se il look vi è piaciuto, fatemi sapere che cosa pensate di questi prodotti, io li sto amando tutti. Ovviamente l'amore più grande è lei, dovete assolutamente prenderla, ragazze, fidatevi, dovete assolutamente prenderla, è una palette fotonica che vale ogni centesimo di quello che costa. Tutti gli ombretti luminosi sono davvero metallo fuso, luce pura, sono bellissimi, quindi non fatevela scappare, mi raccomando, perché poi ve ne pentite. Ma in generale, come vi dicevo, adoro tutti i prodotti della collezione che ho acquistato. Non dico più niente sull'illuminante, la cipria mi piace molto, si è utilizzata sul contorno occhi che in generale su tutto il viso, e niente, io adoro, e adesso fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Quindi come sempre vi ringrazio se avete avuto la voglia e la pazienza di arrivare fino a qui, se siete arrivati a fine video lasciatemi una stellina qua sotto nei commenti perché qui si brilla. Se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina e vi aspetto anche su Instagram, mi trovate anche lì come la Eliz in Beauty. Non mi resta che mandarvi il mio mega bacione e sempre se vi va ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!